Le attese spugna anche il comunale di Cagli, regolando con un gol per tempo i padroni di casa, fanalino di coda del campionato che, pur provando con grinta a creare difficoltà alla capolista, raramente sono riusciti a creare pericoli verso la porta ospite. La Sambi invece ha condotto la gara per tutti i 90 minuti amministrando il gioco dopo aver trovato il vantaggio intorno alla mezz'ora e sciupando diverse palle gol prima del raddoppio. La Cagliese del giocatore allenatore Cipolla si presenta in campo con un 4-4-2 ben coperto con Ponzoni in porta, linea di difesa con Marcucci, Casavecchia, Giorgini e Bucci, Ribiscini e Pierpaoli in mezzo al campo e Giacchi e Painelli esterni, Cumani e lo stesso Cipolla sono gli attaccanti. Assente Zebi squalificato, Mosconi non si fida della classifica e fa bene schierando l'11 tipo nel collaudato 4-3-3 con Zuccheri in porta, Viti e Amaranti esterni di difesa con Borghetti e Seyemame centrali. Linea di mediana composta da Baldinini, Fedeli e Traini con trio d'attacco classico con Padovani, Tozzi, Borzoi e Piccioni. La gara è piacevole sin dai primi minuti e dopo una breve fase di studio è la capolista a farsi vedere viva per prima sul lancio in profondità al sesto. Padovani brucia la difesa cagliese ma poi calcia su Ponzoni in uscita. Fedeli poi prova la girata sulla respinta. L'acrobazia però non riesce e la difesa di casa rimedia. È la Samba a fare la partita, ma la Cagliese non ci sta a fare la vittima predestinata e si affaccia in avanti al decimo con un destro dalla distanza di Pierpaoli, forte ma centrale che Zuccheri blocca. Un minuto dopo Cipolla si gira dal limite ma trova ancora l'estremo difensore ospite attento. Sul ribaltamento di fronte, combinazione degli avanti della Samba con la retroguardia della Cagliese in affanno, Ponzoni poi esce e sbroglia. La pressione della Samba è costante, i rosso-blu vanno ancora vicini al gol al quarto d'ora con Tozzi Borzoi murato a Casavecchia dopo la deviazione su cross di Amaranti dalla sinistra. La manovra dei giocatori di Mosconi è compassata, ma la Cagliese resiste e protesta per un intervento forse scorretto di Tozzi Borzoi al 22esimo che libera Piccioni in area, ma il numero 10 rosso-blu trova ancora Ponzoni a ribattere la sua conclusione, la palla si impenna e Padovani è libero di battere a rete, ma manca l'impatto con la sfera. Gli ospiti si rifanno vivi al 26esimo con una punizione di Cipolla che sorvola di poco la traversa. Alla mezz'ora la Samb trova il vantaggio. Lancio sulla destra per Piccioni che guadagna il fondo e trova lo spazio per il cross. Il pallone è perfetto per Baldinini che è appostato sul secondo palo libero di colpire di testa e mettere comodamente alle spalle di Ponzoni per l'1-0. Trovato il gol, la squadra di Mosconi abbassa il ritmo, la Cagliese prova a reagire ma non riesce a rendersi pericolosa e fino all'intervallo non succede più nulla. Al ritorno in campo dopo il riposo non ci sono cambi e i padroni di casa provano a tornare in parità con un iniziale forcing che al 45esimo libera Cipolla sulla destra, la conclusione però con il sinistro si perde sul fondo. La Samb controlla l'orgoglio del padrone di casa e poi prova a chiudere il match, ma spreca al 51esimo. Tozzi Borzoi offre a Padovani in area, ma il numero 7 della Samb, solo davanti a Ponzoni, manda alto sulla traversa. I rosso-blu si rifanno pericolosi intorno al 54esimo con Traini che lancia a Padovani, cross per Tozzi Borzoi che ha un controllo difficoltoso e permette alla difesa di casa di spazzare la propria area. Al 55esimo il tecnico di casa prova un primo cambio sostituendo il numero 11 Painelli con il numero 16 Giovannini, ma è sempre la Samba a fare la partita. Ci provano i padroni di casa a riversarsi in avanti ma la difesa rosso-blu non soffre più di tanto e invece è la capolista ad avere le occasioni migliori per raddoppiare. Al 64esimo Amaranti crossa per Padovani che scivola al momento dell'impatto con il pallone. La gara resta aperta, i padroni di casa ci mettono il cuore ma non basta perché la Samb dopo il 70esimo decide di rimettere al sicuro il risultato. Ci prova al 74esimo Tozzi Borzoi con una girata al volo su cross di Piccioni dalla sinistra, palla fuori di poco. Un minuto dopo, doppio cambio nei rosso-blu, escono Piccioni e Padovani per Tartabini e Galli. La Cagliese richiama Cumani per Balla Valiant al 76esimo, Fedeli prova la botta dai 20 metri al volo ma non trova la porta, ancora 3 minuti e arriva il raddoppio. Rilancio di Borghetti dalle retrovie che mette in movimento Tozzi Borzoi, il bomber rosso-blu controlla, resiste al ritorno di Casavecchia, entra in area e poi buca Ponzoni con un sinistro in diagonale che fissa il risultato sul 2-0.
la Cagliese si spegne. All'80esimo Mattia Ciabocchi sostituisce Cipolla, due minuti più tardi Gorini prende il posto di Baldinini e la Cagliese chiude anche in 10 per l'espulsione al 90esimo di Rivicini, e senza altre emozioni arriva dopo 3 minuti di recupero il triplice fischio di Pistarelli di fermo che chiude le ostilità. La Samba allunga ancora in vetta alla classifica per la Cagliese, la strada verso la salvezza è ancora lunga ed in salita. Le impressioni dei due allenatori al termine dell'incontro. Mister Cipolla, forse non era questa la partita che poteva raddrizzare le sorti della Cagliese, una Samba molto forte, la sua squadra però ci ha provato con grinta. Sì, sicuramente non era la partita da affrontare in questo periodo, visto che domenica abbiamo fatto una bella vittoria fuori casa, magari oggi era meglio se giocavamo contro una squadra più alla nostra portata. Purtroppo ci è arrivato in questo momento e quindi abbiamo cercato di limitare i danni contro una squadra che, parliamoci chiaramente, era tutta gente che ci giocava contro in C1, quindi la dice lunga sulla loro qualità. Quali sono le ricette per la Cagliese per raggiungere questa salvezza? Secondo me, oggi, a mio avviso, la squadra, nonostante giochiamo contro una squadra fortissima, il secondo tempo abbiamo retto abbastanza bene. Il primo tempo abbiamo perso troppe palle a centrocampo che loro ci ripartivano. Poi hanno giocatori di qualità e è normale che arrivavano con facilità su davanti al portiere. Però invece il secondo tempo, bisogna ripartire dal secondo tempo, perché a mio avviso la squadra è stata bene in campo, siamo stati belli, determinati, corti e aggressivi. Bisogna essere se così ogni domenica. Domenica l'abbiamo fatto molto bene, contro una squadra più alla nostra portata. Oggi era difficile, ci abbiamo provato, purtroppo è andata male. Mister Mosconi, 38 punti su 42 disponibili. Se vogliamo trovare un difetto a questa sambenettese, diciamo che è un po' troppo leziosa in avanti. Più che leziosa, non riusciamo a chiudere bene le partite. Noi abbiamo il reparto avanzato più forte del campionato e questo va dimostrato proprio partita su partita e palla su palla. In questo momento Padovani fa fatica a trovare il gol, però è un ragazzo che sicuramente troveremo in categorie superiori, basta che deve crescere sotto il profilo della personalità. Se ne sono andati in settimana alcuni giocatori, tipo De Rosa, arriverà qualcuno nei prossimi giorni? Noi facciamo un movimento a livello offensivo, cerchiamo una punta esterna perché siamo in 4 per 3 posti. E allora sicuramente andiamo a lavorare su una punta esterna, ma il direttore sa le mie richieste. Noi vogliamo molta gente che, non per presunzione, però quando dall'altra parte della cornetta c'è la Samba, devono volare per venire a San Benedetto. Con stimoli giusti, fame giusta, però testa a posto soprattutto.